Buongiorno, buon caffè, è prestissimo, fatemelo gustare. Interessante quello che scriveva Gramellini in un suo caffè di qualche giorno fa, dove cominciava a porsi delle domande su questa vicenda dei diritti. Eh già, perché raccontando di una mamma che per affermare un diritto di non far comparire suo figlio in nessuna fotografia, nessun video del mondo, impediva a tutta una scuola di realizzare le foto della classe, le foto delle recite, le foto delle gite, le foto e i video di quelle cose che rimangono impresse nella mente, che rimangono impresse nella vita di una famiglia, che permettono di sfogliare quegli album e vedere com'era il nonno quando era alle elementari. O queste cose del genere, che comunque riguardano la nostra memoria, che allora si chiedeva se forse il diritto di uno diventasse lo storto di tutti. Eh già, perché la parola diritto è molto molto bella, molto affascinante, molto divertente, ma a volte dentro la parola diritto si nasconde il concetto di capriccio. Che cos'è un diritto? Tutto quello che io desidero deve essere affermato? Evidentemente sì, se non c'è un bene e un male, se non c'è una legge della società, se non c'è qualcosa che regola la nostra vita. Ma a questo punto, se è vera quella famosa legge che in realtà è falsa e tendenziosa, che la mia libertà finisce dove comincia la tua, tutto veramente è lecito. E allora ogni singolo diritto non fa che portarci dentro quel mondo di Fahrenheit 451, descritto mirabilmente da Lucio Bongiovanni in uno dei suoi ultimi episodi di Storia di Giustizia, e che in fin dei conti è la distruzione di qualunque cosa. Bruciamo tutto, così tutti saranno scontenti allo stesso modo e potranno affermare i loro diritti. Il diritto per funzionare deve appoggiarsi a qualcosa di solido, deve appoggiarsi a qualcosa di vero, deve appoggiarsi a una verità, a una solidità della persona, non al mio semplice desiderio. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.